Il signor Valerio era piccoletto, ma faceva molti salti. Spiegava: sono uguale alle persone alte, solo che per meno tempo. Ma ciò costituiva per lui un problema. Più tardi il signor Valerio si mise a pensare che se le persone alte saltassero, lui non le raggiungerebbe mai in verticale. E un tale pensiero un po' lo avvilì. Più per la stanchezza, tuttavia, che per questa ragione, il signor Valerio un giorno abbandonò i saltelli, definitivamente. Qualche giorno dopo uscì per strada con uno sgabello. Ci si metteva sopra e rimaneva lassù, fermo, a guardare. In questo modo sono uguale agli alti per molto tempo, solo che non posso muovermi. Ma non si convinse. È come se le persone alte stessero con i piedi sopra uno sgabello e anche così riuscissero a muoversi, mormorò il signor Valéry pieno di invidia mentre tornava a casa con lo sgabello sotto braccio. Il signor Valéry fece allora vari calcoli e disegni. Pensò dapprima a uno sgabello con le ruote e lo disegnò. Pensò poi di congelare un salto, come se fosse possibile sospendere la forza di gravità, solo per un'ora, non chiedeva di più. E il signor Valéry disegnò il suo sogno. Ma nessuna di queste idee era comodo o praticabile, e per questo il signor Valéry decise di essere alto nella testa. Adesso, quando incrociava le persone per strada, si concentrava mentalmente e le guardava come se le vedesse da un punto 20 centimetri più in alto. Concentrandosi, il signor Valéry riusciva perfino a vedere l'immagine della cima dei capelli di persone che erano ben più alte di lui. Il signor Valéry non si ricordò mai più delle ipotesi dello sgabello, dei saltelli, considerandole adesso a una certa distanza ridicole. Però, concentrato in tal modo su questa visione come dall'alto, aveva difficoltà a ricordarsi della faccia delle persone che incrociava. In fondo, con l'altezza, il signor Valéry perse molti amici. Il signor Valéry si conficcava tanto sulla testa e il cappello che ormai riusciva a toglierselo con grande difficoltà. Quando una signora passava accanto al signor Valéry per strada, lui tentava con due mani di sollevare un po' il cappello, ma non ci riusciva. Le signore proseguivano per la loro strada e con la coda dell'occhio vedevano il signor Valéry che sudava con la faccia rossa d'impazienza e con una mano per parte a tirare sul cappello, come si fa con dei tappi delle bottiglie difficili da aprire. Siccome non potevano aspettare la fine dell'azione del signor Valéry, che a volte durava parecchi minuti, le signore si allontanavano prima di aver assistito alla conclusione della scena. Il signor Valéry passava così a volte per maleducato, il che era ingiusto.